innanzitutto volevo dire che dopo tanto tempo penso che questo così, intervento su Via Gramsci abbia dato una svolta decisiva a Gateomare, a che la somiglianza a una località turistica si avvicini sempre di più. Non è stato facile, è stato un lavoro abbastanza complicato, diciamo che gli interventi sono stati molti, insomma accontentare tutti non è mai semplice, però lo sforzo è stato notevole. La piantumazione che ha sostituito quei, da un lato, bellissimi pini che facevano un'ombra tremenda, per un po' ci mancheranno, ma molti li ricorderanno anche per altro, non solo per l'ombra, e quindi non appena questi alberi nuovi avranno così la possibilità di ombreggiare, molto probabilmente la memoria dei pini verrà persa, e quindi però i danni, sono convinto, e i fastidi saranno molto meno. Insomma, questa è stata una scelta voluta anche perché gli amministratori che seguiranno non abbiano i problemi che abbiamo avuto noi e chi ci ha preceduto, insomma, perché gestire delle piante con un impianto radicale come i pini non è semplice, insomma, richiede molti interventi e è abbastanza complicato. Però alla fine siamo riusciti, credo, a fare un intervento sobrio, più votato alla praticità che altro, cioè niente di trascendentale, ma funzionale all'utilizzo, credo, di tutti, dei residenti, dei turisti e degli operatori. Quindi approfitto per questo per ringraziare l'assessore Candoli che ha seguito, diciamo, mattina e notte i lavori, insomma, è sempre, aveva preso una canadese qui in via Forlì per seguire i lavori, dormiva qui, e quindi non so se sia andato un bene o un male, adesso vedremo nel tempo, però per sentire tutti quelli che erano. È stato bene, era una canadese di 30 anni. Ah, la canadese di 30 anni. Ah, beh, non c'è male, ecco perché non veniva mai in comune, adesso così. E comunque, insomma, per farla corta, credo che questo percorso, che terminerà con la sistemazione tutte le vie di Gateomare, sia le trasversali che le vie laterali, tipo via Forlì, via Milano, via Bologna, ha preso inizio con una via molto importante per noi, è la via più grande, è la via che richiedeva l'intervento maggiore. Vedremo quando abbiamo finito, se e come finiremo, il risultato complessivo su Gateomare. Quindi in questo momento, Daniele,